La bellissima giornalista sportiva Paola Ferrari da ieri sarebbe stata sulla graticola perché avrebbe condiviso nel suo profilo di Twitter la notizia finta di Televideo, che non era un fake, ma una vera e propria presa per i fondelli, una vera e propria presa in giro. In questo contesto la UEFA già individuò nella Juventus la squadra sostitutrice in quanto non vincendo la finale non penalizzerebbe le altre squadre meritorie. Paola Ferrari avrebbe quindi taggato il profilo ufficiale della Juventus e ha aggiunto la parola speranza. Inutile dire che nei profili social la telegiornalista è stata letteralmente bersagliata in maniera dura dai tanti tifosi della Juventus piuttosto arrabbiati per l'accaduto. In difesa anche il collega Marco Mazzocchi con un altro tweet. Dubito che Paola possa, o meglio, abbia voluto prendere in giro nessuno e fare ironia sul Covid. Potrebbe essersi imbattuta in una fake news, un abbaio. Non uno sfottò. Ricordo poi che sui social rispondiamo per noi stessi, non diamo pareri oggettivi o lavorativi, libere opinioni personali. Insomma, questo sarebbe quanto. Il video termina qua, i tifosi juventini, non tutti ma molti, comunque si sono arrabbiati non poco. Ciao da Leandro, narratore italiano, grazie.